Buongiorno a tutti. Ci sono una notizia positiva e una non positiva. Diciamo che tra il Barbato e il Crocchiante, che Crocchiante la settimana prossima comincia a lavorare con il gruppo, e anche penso Nenè, che è ancora la settimana prossima comincerà a lavorare un po' nel gruppo, un po' di più. Quella negativa è che Alessandro Piu, perché ha preso una bella botta sulla caviglia e quindi in un contrasto di gioco, fortuito chiaramente, dispiace un po' perché lui stava bene, stava rientrando molto bene, però l'aspetteremo e quando rientrerà ci darà una mano importante per il finale di stagione. Mentre la notizia positiva è la prima convocazione di Giannetti, che negli ultimi due giorni si è allenato interamente con il gruppo, chiaramente è indietro di preparazione, però è una risorsa per noi importante e cercheremo di intanto portarlo con noi e stare con la prima squadra. È sicuramente una partita delicata, no? Perché quando c'è il cambio dell'allenatore, quando c'è il cambio dei giocatori, quindi ci metti quattro volte quello che ci interessa nella partita normale, insomma, è la classica partita molto delicata. Ma intanto è tornato un allenatore bresciano a Brescia e quindi grandi motivazioni, allenatore esperto che ha voglia di far vedere chiaramente soprattutto ai suoi giocatori, di dargli la tranquillità e le giuste motivazioni per venire fuori da questo momento magari negativo che hanno loro, però a prescindere dalle loro motivazioni noi dobbiamo guardare soprattutto a noi stessi. Abbiamo due trasferte, la prima più importante, secondo me bisogna cercare subito di imporci nel modo giusto per andare a Brescia con il giusto atteggiamento e andare in campo e scendere in campo sempre per vincere. Ha quattro difensori lì, e comunque non cambia nulla, cioè nel senso mancheranno qualche titolare, ci saranno quelli che sono in panchina per voler dimostrare quanto ai titolari, come succede spesso. Ma più che fargli paura, noi dobbiamo cercare di, da domani dobbiamo cercare di cambiare un po' tutto il nostro modo di poter scendere in campo. Gli obiettivi partono da domani. Per noi, dalla trasferta. Io ho detto ai ragazzi, da domani partono gli obiettivi, perché in trasferta, nelle ultime due trasferte, non siamo stati magari bravi a venire a casa con dei punti, 12 partite, e quindi da domani partono i nostri obiettivi importanti e quindi dobbiamo scendere in campo determinati, cioè questo è il mio pensiero, da domani 12 partite, 12 finali, obiettivi di quelli che sono da giocare per vincere sempre, mettendo in campo concentrazione e intensità di gioco. Poi ci sono gli avversari, chiaramente vanno rispettati, ma noi il nostro compito, i nostri obiettivi partono da domani. Voglio una partita rimbante, voglio una partita con grandissimo coraggio, ma il coraggio significa non andare all'arma bianca, perché qualcuno il coraggio lo scambia perché bisogna andare sempre all'attacco, bisogna saper difendere e attaccare allo stesso modo, bisogna essere tosti, aggressivi, determinati, ripeto, concentrati e giocare con intensità, perché questo è il nostro calcio che sappiamo fare bene e sappiamo fare meglio. E ritrovare fuori casa, soprattutto fuori casa, questo tipo di atteggiamento per noi è, ripeto, è un obiettivo. Ed è un obiettivo che dobbiamo curarlo con i minimi particolari. Ma sotto questo aspetto qui è un gruppo che ha sempre risposto e sono convinto che risponderà anche domani.
Sì, ma penso che ogni settimana, adesso dalla settimana prossima in poi, proverò a cambiare anche qualcosa a livello tattico, perché con il rientro di Giannetti abbiamo altre opzioni, si può dire, da poter mettere in campo, magari con due attaccanti, trequartista, chiaramente con più forza, con più velocità, però non bisogna dare, non diamo troppa pressione a Giannetti, perché deve lavorare con la squadra almeno una o due settimane minimo per cercare di arrivare a una condizione migliore, soprattutto per la conoscenza con i suoi compagni, perché le qualità tecniche non si discutono, le qualità di uomo non si discutono, ma deve lavorare un po' più con la squadra. E quindi la settimana prossima proveremo a fare qualche cosina diverso, perché poi arriveranno le tre partite e quindi ci sarà modo di poter gestire alcuni tanti giocatori nel modo giusto. Ma noi, ripeto, io ho detto che bisogna guardare da dopo marzo, no? Da fine marzo bisogna cercare di vedere come siamo messi, perché noi ancora abbiamo da completare il nostro lavoro, sperando che magari sia stato fatto nel migliore dei modi, perché comunque non sempre i risultati vengono premiati dal campo, da quello che fai, però il lavoro fisico. Abbiamo ancora una settimana di lavoro importante, poi andremo a cercare di abbassare un po' quelle che sono un po' le nostre intensità di gioco nel lavoro, e ridurre il lavoro nel modo giusto, di fare robe più brevi, e quindi ci rimane ancora una settimana, ma la squadra sta bene, l'ha dimostrato a Carpi nel secondo tempo, l'ha dimostrato sabato con l'Avellino, abbiamo bisogno di tanti giocatori ancora che sono magari sono rimasti un po' fuori, che devono ancora dare tanto, quindi ci sono ancora margini di miglioramento sotto l'aspetto tecnico e anche fisico, però quello che conta è come si scende in campo, quindi ben vengano le partite dove ci saranno anche scontri diretti, ben vengano le grandi squadre, ma lo Spezia è una grande squadra quanto loro, quindi dovremmo farci trovare pronti nei scontri diretti nel modo giusto, perché 12 finali ci sono anche scontri diretti, e quindi per noi non cambia nulla, l'importante è che gli obiettivi da domani che ci poniamo sono quelli di poter vincere dappertutto e andare in campo con quella mentalità lì. Ma il vantaggio è che tu sai che se vinci qualche partita, diciamo, dai continuità alle vittorie, puoi arrivare su tranquillamente, però lo svantaggio è sempre lo stesso, che se non vinci delle due o tre partite, quelli scappano via, ma fa parte del gioco, è bella per questa la Serie B, ecco perché dico che bisogna essere tutti uniti, sempre e comunque, perché abbiamo 12 partite, 12 finali, giocandole chiaramente a modo nostro, con l'atteggiamento giusto. Il risultato del campo speriamo che sia sempre quello positivo, ma se non dovesse essere, ripartiamo per farlo diventare positivo, perché questo è il nostro input da adesso in poi. Non vogliamo guardare più al passato, non vogliamo guardare più a quello che magari abbiamo fatto fino a due settimane fa, conta solo quello che si fanno in queste 12 partite, e questo deve essere un mini torneo di 12 partite dove dobbiamo essere bravi tutti. Ripeto, tutti, tra tifosi, giocatori, giornalisti, l'ambiente, a stringerci intorno alla squadra, sostenerla e provare a fare questo mini torneo di 12 partite. Dicono così, se è in 4-3-3 sicuramente i giocatori da centrocampo in avanti sono forti, probabilmente in difesa qualche defezione speriamo che possano magari non essere al 100%, ma bisogna essere bravi noi, se siamo attenti, se andiamo in campo con il giusto atteggiamento potremo sfruttarlo, ma se andiamo in campo con il giusto atteggiamento sicuramente non ne daremo fuori, quindi
Nella fase difensiva dobbiamo essere molto attenti, perché il signor Caracciolo è un giocatore di B, ma che ha fatto la Serie A e ha fatto i gol in Serie A. Hanno Camarà, hanno Sbrisa, hanno Torregrossa, hanno Bonazzoli. In mezzo al campo un giocatore come Martinelli in B è un ottimo giocatore, per non parlare di Ndoi, per non parlare di il Mauri, per non parlare di Dell'Oglio. Quindi da centrocampo in avanti è un'ottima squadra, secondo me. E in fase difensiva qualche errore l'hanno commesso, speriamo che domani continuino a fare questo tipo di errori, perché significherebbe che se siamo bravi noi ad andare in campo con l'atteggiamento giusto, di sfruttarli al 100%. Dipende dalle partite. Io quando vedo che in fascia non riescono a trovare spunti per le loro qualità, avendo possibilità di avere una squadra molto duttile noi, che possiamo cambiare modulo tranquillamente senza chiaramente perdere equilibri, cerco sempre di mettere magari trequartista piccolo, delle volte lo metto Fabbrini, delle volte li metto tutti e due vicini. Non bisogna dare punti di riferimento ai nostri avversari. È chiaro che domani mi aspetto una partita dove sia Pico che Fabbrini, fra virgolette, come insieme a Bastino, insieme a Baez, sull'uno contro uno devono fare la differenza, perché queste sono le loro caratteristiche. Quindi bisogna metterle nelle condizioni noi come squadra a fargli fare l'uno contro uno, e sono convinto che domani si possono fare veramente la differenza sotto questo aspetto qua, perché noi abbiamo bisogno di giocatori che nell'uno contro uno sappiano saltare l'uomo. No, stanno crescendo un po' tutti, diciamo, i centrocampisti, che sappiamo bene che quanto importante è il centrocampo, no? E diciamo che Lugo, il maggiore, è tornato oggi la prima volta, chiaramente probabilmente non sarà della partita, probabilmente, quindi visto che è il primo allenamento che fa con noi la prima settimana, è oggi. Sono contento che è stato convocato in nazionale, che è arrivata la convocazione, perché da andare in nazionale significa rappresentare lo Spezia, e questo è importantissimo per un giocatore come di prima squadra come maggiore. Non l'avremo probabilmente per una partita, giusto? O due partite, adesso fino al 20, no, per una partita, non l'avremo per una partita, però siamo contenti per lui che va a rappresentare la nazionale, uno spezzino che rappresenta la nazionale. E quindi vedremo domani chi ci entrerà in campo, probabilmente al suo posto, che fra Pulsetti e Sciaudone. Sì, hanno fatto una buona gara, chiaramente è stata decisa da un episodio da pallina attiva, però la squadra a me ha fatto quello che doveva fare. Il pareggio non serviva a nessuno, perché poi doveva vincere contro il Milan, quindi non cambia niente, devi sempre vincere contro il Milan, quindi speriamo che i ragazzi rifacciano una partita di grande intensità come l'hanno fatta ieri anche contro il Milan, e di essere un po' più fortunati. Grazie a voi.